Del volantino, e mi è piaciuta tanto come idea perché è molto
fanno sempre uno scoppiazzamento al di non odiarmi. Per questo lo sai che io sono più team Lidl. Porta pazienza se qualcosa non si vede, l'importante è stare insieme, giusto? No, le prime cose. Ah, c'è anche una ghianda di Natale. Allora, abbiamo il pesto alla genovese, i funghi, il datterino giallo in acqua di mare.
immagini per uccelli già. Scato.
passione o la fragola, cioè scusami, ma tra mango e frutto della passione e fragola, chi cacchio sceglie fragola? Io vorrei proprio saperlo, cioè non c'è proprio storia, mango e frutto della passione tutta la vita, che poi le cose al gusto fragola hanno sempre quel gusto tipo chimico, anche lo yogurt, gelato al panettone, cioè ma io lo devo avere questo, che senso? Questi mi servirebbero, non c'erano i set di contenitori salva freschezza e l'essiccatore per alimenti, anche l'ho finito, me ne servono, non ce l'ho. C'è scritto, scopri tutti i segreti di condominio. In che senso? Non lo so, ma mi fa ridere questo vecchio qui, che con questa scritta che non c'entra nulla.
sì, ho visto la pasta frolla adesso anche al Lidl, c'è anche da Aldi. Non l'avevo mai vista io la pasta frolla già fatta, cioè per me è una grande novità. Pensate quanto mi vedo sotto una roccia. Torroncini buoni, che buoni torroncini. Mojito, fiero e tonic. Io l'ho assaggiato, questi fanno schifo. Confezione di birra sortite, questo sarebbe stato anche. Se avessi avuto qualcuno a cui regalarlo, ma non ce l'ho. Quindi va bene così. Poi confetti. Il torrone tenero è buonissimo questo. Il torrone tenero è la vita. Marron glacé, anche no. Pan speziato. Biscotti speziati. Sono tipo quelli del Lidl, credo. Mini figure di Natale. Ciao.